situazione nell'area metropolitana, facendo regredire la provincia di Bari di oltre 10 anni, il più forte calo occupazionale proprio in quella che era la provincia più dinamica. La detenzione non può e non deve privare la donna della sua dignità. L'8 marzo la CGIL di Bari lo celebra all'interno della casa circondariale con il progetto Donne e Arte in Carcere. Ben ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, è stato un anno drammatico per l'area metropolitana, è aumentata la disoccupazione facendo regredire la provincia di Bari di oltre 10 anni, il più forte calo occupazionale proprio in quella che era la provincia più dinamica. Ascoltiamo i dati. È aumentato il numero delle persone che cercano lavoro, quelle iscritte negli uffici di collocamento, da 56.888 nel 2011 a 78.589 nel 2012. I maschi passano da 30.510 a 43.972, le donne da 26.378 a 34.617. È dal 2006 che non si registrava un aumento così alto di lavoratori in cerca di occupazione. Complessivamente in un anno il tasso di disoccupazione è passato dal 12,1% al 15,9%, quello maschile dal 10,2% al 14,1% e quello femminile dal 15,5% al 19,1%. Non era così alto dal 2004. Il tasso di occupazione generale della provincia di Bari, prendendo il 2008 come momento di partenza dell'analisi del periodo di crisi, è sceso dal 40,3% al 38,6%, quello maschile è passato dal 55,6% al 51,6%, quello femminile è salito ma di pochissimo, dal 25,9% al 26,5%. Uno scenario questo che preoccupa per l'evidente declino della provincia di Bari nel suo insieme. Il lieve aumento occupazionale delle donne non riesce a compensare l'esodo di manodopera maschile. Le piccole e medie imprese soffrono di una costante negazione dell'accesso al credito da parte delle banche. Se a questo aggiungiamo la scarsità di risorse destinate dal governo centrale al welfare e lo svuotamento di risorse per la cassa integrazione, la prospettiva rischia di complicarsi oltremodo, rasentando l'emergenza sociale e ritardando qualunque prospettiva di crescita e di sviluppo nella prima provincia pugliese. La detenzione non può e non deve privare la donna della sua dignità, la donna non deve mai smettere di essere donna se finisce dietro le sbarre. Questo è il messaggio che la CGIL di Bari affida alle donne detenute della casa circondariale del capoluogo, protagoniste di una mattinata insolita, speciale, che si è conclusa con l'esibizione di pizzica e con un pranzo preparato proprio dalle detenute, in particolare in questo servizio. La CGIL di Bari ha celebrato l'8 marzo insieme alle 26 detenute della casa circondariale del capoluogo con l'iniziativa Donne e Arte in Carcere, che è anche il titolo del progetto di scrittura creativa che inizierà il 1 aprile e terminerà il 15 dicembre 2013. Docenti del laboratorio saranno Rosaria Lopedota, insegnante, Piero D'Argento, esperto in metodologie autobiografiche, Nichi Persico, avvocato e scrittore, Gabriella Genisi, scrittrice, dedicato alle invisibili dietro le sbarre. Il progetto è stato ideato dalla CGIL insieme al coordinamento delle donne della CGIL di Bari e all'Università Popolare della Terza Età, con la convinzione che la scrittura sia un mezzo efficace per le donne detenute per riappropriarsi del proprio ruolo di figlie, madri, lavoratrici, raccontando i propri vissuti, rievocando i ricordi e le esperienze, con la libertà di narrare in modo creativo, senza vincoli e né schemi. Oggi lanciamo peraltro un progetto di scrittura creativa che da aprile a dicembre ci terrà all'interno di queste strutture con le detenute per provare a stare insieme a loro, offrire a loro, diciamo, un progetto della CGIL di Bari per anche migliorare le loro condizioni, che non sempre, diciamo, sono quelle previste, quelle che sono consone per un istituto importante come questo, che deve mirare a riabilitare, non soltanto a recludere. Ma ovviamente, come è ben noto, non stiamo qui soltanto oggi, peraltro abbiamo fatto iniziative
nel passato, sulla sanità penitenziaria, sulle condizioni del carcere di Bari, ma noi oggi lanciamo un progetto che ci consentirà di stare all'interno del carcere di Bari con le detenute attraverso un progetto di lettura creativa, ed è uno dei progetti che offriamo alle detenute del carcere di Bari, quindi per provare, diciamo, anche a stare con loro un po' più di tempo. Le attrici Daniela Scarlatti e Antonella Fattori, autrici dello spettacolo teatrale Giorni Scontati, hanno messo in scena uno stralcio della commedia in cui quattro personaggi femminili si ritrovano a dividere una cella, vivendo situazioni divertenti, disperate e grottesche. Quattro donne che si scontrano, si incontrano, si amano, si odiano, si sopportano, ridono, piangono, ma soprattutto imparano a vivere in un luogo che è negazione della vita. Ma che cosa ci faccio io qui, sbattuta come una cazzo di criminale, che cosa ci fa? Fai attenzione alle parole! Io devo stare tranquilla. Dopo la lettura scenica dello spettacolo è iniziato il dibattito sulla condizione carceraria delle donne. Ad aprire i lavori Pietro Rossi, garante dei detenuti di Puglia, secondo cui il progetto della CGIL di Bari ben si colloca nell'ambito della vigilanza dinamica, una svolta per la concezione della sicurezza in carcere che impone di ripensare spazi, organizzazioni, iniziative, valorizzando quanto di meglio ciascun istituto può dare, collaborando con il sindacato, le imprese, le istituzioni culturali all'esterno. Maria Giuseppina D'Addetta, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari, ha esaminato la situazione delle detenute all'interno delle strutture detentive, donne che subiscono una doppia penalizzazione, quando per esempio, e questo accade nell'80% dei casi, non possono occuparsi dei figli, svilendo così il loro ruolo di madri. Occorre una maggiore tutela della donna nella sua interezza, concetto ripreso anche dal vice direttore della Casa Circondariale di Bari, Valeria Pirè, che, rimarcando la differenza tra detenzione femminile e detenzione maschile, ha sottolineato quanto l'energia, la complessità, la creatività siano i tre concetti attorno a cui ruota la dignità come valore assoluto e non di genere. Le fa eco l'assessore all'ambiente del comune Maria Maugeri, che ha evidenziato la disponibilità dell'amministrazione a realizzare iniziative che creino un collegamento tra l'interno della struttura penitenziaria e il territorio. Uno spaccato della realtà detentiva pugliese è stato tracciato da Giuseppe Martone, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Nella nostra regione ci sono 4.200 detenuti, 1.800 sono fuori dagli istituti penitenziari. Non esiste un sovraffollamento femminile, calcolando che le donne detenute in Italia si aggirano intorno al 5%. Il vero disagio deriva dal fatto che le strutture detentive sono vecchie. Fa da contraltare il capitale umano altamente specializzato degli operatori, che sono un vero e proprio punto di riferimento per le detenute. C'è una sofferenza che è dovuta alle condizioni del carcere, agli spazi che sono pochi, alle attività che magari, poi facendo le necessarie distinzioni tra un carcere e un altro, io per esempio trovo molto positivo che in questo carcere si sia riusciti a fare questa iniziativa e trovo veramente molto interessante il fatto che il coordinamento donne della CGIL di Bari abbia pensato non solo di dedicare l'8 marzo a questo tema, ma anche proprio di costruire un progetto di presenza costante. Ecco, questi tentativi di costruzione del legame dentro fuori, a partire dalle organizzazioni della rappresentanza sociale, da un'organizzazione come la nostra, io penso che facciano un gran bene. Poi naturalmente non bastano, però danno il segno di un territorio che si apre al carcere, quindi anche alla condizione del carcere, che prova a interrogarsi, perché poi la condizione del carcere ti interroga in realtà su tante cose, si ti interroga non solo su come si vive dentro, ma ti interroga anche sulla storia di queste persone, sul perché sono finite in carcere, su quanto la società è responsabile perché alla fine lo sbocco sia stato il carcere, e ti interroga soprattutto anche su cosa gli succederà dopo, e se è una società che continua a chiudersi al sociale, a non dare speranze di lavoro, a non dare speranze di integrazione, a non dare speranze di non esclusione delle persone, che rischio corrono queste ragazze, queste donne? E forse, ecco, l'ottica del carcere è un'ottica che ti obbliga a riflettere, diciamo, su molte cose. E nell'ambito delle celebrazioni dell'8 marzo, la Fillea CGIL Bari ha indetto un'assemblea all'interno del salottificio Natuzzi di Sant'Eramo in Colle sul tema le donne, il lavoro, la famiglia. Vediamo.
Raffaella Ferré, Carmen Pellegrino, Maria Cristina Sarò, Cristina Zagaria sono le quattro autrici di Fiori dal Cemento, storie di donne che costruiscono. Affidato alla narrazione di quattro scrittrici particolarmente sensibili al tema della difesa dei diritti delle donne, il libro raccoglie le storie di vita e di lavoro di quattro donne, i loro bisogni, i rapporti con il sindacato, le difficoltà riscontrate nello sviluppo professionale, gli affetti. Fiori dal Cemento è una finestra sul mondo delle donne, sulle loro fragilità e le loro forze nel mondo del lavoro e non solo. Il libro è stato presentato durante un'assemblea indetta dalla Fillea CGL Bari nel salottificio Natuzzi di Sant'Eramo, nell'ambito delle celebrazioni dell'8 marzo. All'assemblea hanno partecipato tra gli altri Mercedes Landolfi, segretaria nazionale Fillea CGL, responsabile rete Fillea Donna, e Silvano Penna, segretario generale della Fillea CGL Bari. Il libro tratta le problematiche che affrontano le donne sui posti di lavoro, nei settori edilizia, legno, materiali da costruzione, esperienze di vita e lavoro che si intrecciano in un binomio non ancora risolto, una conciliazione forzata che per molte lavoratrici è ancora fonte di fatica, disagio e spesso sofferenza. Tra le storie raccontate nel libro ha catturato l'attenzione il capitolo Donne dell'Italia, esperienza raccontata da una lavoratrice della Natuzzi di Sant'Eramo. La rete Fillea Donna ha voluto creare uno strumento diverso che non fosse tipicamente sindacale, ma che arrivasse direttamente al cuore delle persone e raccontasse attraverso una forma letteraria molto poetica, insomma, perché chi leggerà il libro poi si potrà rendere conto di questa caratteristica, le condizioni vere delle donne nei nostri settori. Condizioni molto difficili legate appunto alla presenza di donne in settori tipicamente maschili come quelle del legno, del cemento, dell'edilizia, dei materiali da costruzione. E donne che comunque, anche se poche e con molta fatica, vogliono rimanere in questi settori, vogliono continuare a lavorare, a fare questo lavoro, che però difficilmente conciliano con il resto della vita familiare. Due strade che corrono parallele, quella della politica e quella musicale, così che la CGL di Bari si sta preparando al 1° maggio, prerogative sindacali è il titolo del programma politico che anche quest'anno affiancherà Premio Maggio, il percorso artistico rivolto ai giovani. Tutti i dettagli di questa seconda edizione del Premio Maggio in questo servizio. Lunedì 11 marzo si sono chiuse le iscrizioni per Premio Maggio, il contest musicale organizzato dalla CGL di Bari per band emergenti del territorio. Il Premio Maggio, già alla seconda edizione, ha visto un forte incremento di richieste di partecipazione, più di 60 le band iscritte. Entro il 18 marzo diversi gruppi d'ascolto, composti da rappresentanti di Radio Luogo Comune, Think Magazine, Arci e da membri dell'organizzazione, selezioneranno le band che accederanno alle quattro semifinali live del contest, che vedranno esibirsi dal vivo le 12 band scelte. Primo appuntamento 23 marzo all'Open Source di Bisceglie, ospite per la semifinale di apertura sarà Carolina da Siena, vincitrice della prima edizione di Premio Maggio, che ha visto sul palco esibirsi Tonino Carotone, Giardini di Mirò, Quinto Rigo, Municipale Balcanica. Seconda tappa Acquaviva delle Fonti il 29 marzo, dove all'Oasis San Martino, oltre alle quattro band in concorso, ci saranno gli Walkie Talkie, duo hip hop elettronico di Alessandria. Il concorso del Premio Maggio farà poi tappa a Valenzano il 6 aprile per la terza semifinale. Ospite per questa data sarà Di Martino, giovane cantautore del panorama indipendente. Ultima semifinale il 13 aprile avrà luogo e suono a Ruvo presso l'Associazione Culturale La Mancia. A chiudere la serata di selezioni sarà La Notte dei Lunghi Coltelli, side project dello Zen Circus Karim, a cavallo tra noise e post-punk. In ciascuna serata una giuria composta da giornalisti, musicisti, membri di Arci e Think e dall'ospite selezionerà una band che accederà alla finale del 20 aprile presso il Teatro Kismet di Bari, dove è prevista l'esibizione di Umberto Maria Giardini, ex Molteni, che presenterà per la prima volta in Puglia il suo ultimo disco La Dieta dell'Imperatrice. Il vincitore della serata finale avrà l'occasione di esibirsi il 30 aprile per la serata conclusiva di Premio Maggio a Bari presso l'Arena della Pace a Japigia, insieme ad artisti del calibro di Roy Paci, Stato Sociale, Offlaga Disco Pax, Appino, Camillo Re, Saki Said.
Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7.40, in replica alle 24. Grazie per l'ascolto, arrivederci.